È approdata a Marina di Carrara la nave che ha soccorso al largo della Libia una trentina di migranti, ce ne parla Silvia Ferretti. Sono passate da poco le 8 quando la Life Support entra nel porto di Marina di Carrara dopo 4 giorni di navigazione. A bordo 29 migranti, tra loro anche 3 donne e un bambino di 2 anni. Quando la nave di emergency lo ha tratto in salvo al largo della Libia, rischiava la disidratazione, ma ora sta bene, è stato tra i primi a sbarcare 2 ore dopo l'attracco. Resterà a Massa Carrara, spiega il prefetto Guido Aprea. In particolare noi poi terremo diciamo le 3 donne, compresa la mamma del minore non accompagnato, quindi loro rimarranno a Massa qui, ospiti nostri. Gli altri saranno distribuiti secondo il piano di distribuzione che è già stato fatto nelle altre province della regione Toscana. È la terza volta che lo scalo di Marina di Carrara viene scelto come porto sicuro per chi fugge dagli orrori della propria terra. La Life Support era già stata qui il 19 aprile con 55 migranti e ancora prima, a gennaio, 95 persone a bordo dell'Ocean Viking.